Buongiorno a tutti, io sono Roberta Zivolo, moglie di Bruno Dei, questo. E mi fa piacere vedere tante persone che mi hanno supportata in questi anni, continuando a incitare, Roberta continua, ci vuole qualcosa per fare cambiare il sistema che c'è là fuori. Adesso, siccome c'è pochissimo tempo, non volevo andare a braccio. Però preferisco leggere così, sono minuti sintetici, poi iniziamo veramente con i relatori che vi parleranno degli argomenti specifici che sì, grazie a Dio, si realizzeranno a San Cresci, grazie alla loro professionalità e al loro grande cuore. Scusate. Allora, sono Roberta Zivolo e da oltre 30 anni sono un'imprenditrice nel settore dell'informatica a Milano. E la filosofia aziendale che ho sempre adottato si è basata su un capitalismo etico, creando un'azienda umanistica e collaborando con la società Progetto 2000, che è composta da 70 donne, che hanno avuto la possibilità di mettere al mondo 124 bambini, mantenendo inalterato il rapporto di lavoro. Ho messo al centro dell'azienda l'essere umano, dando un senso che è andato oltre al profitto, reinvestendo parte degli utili per migliorare la vita di chi vi lavora, riconoscendo il valore che gli spetta. Il progetto San Cresci che presento oggi mi ha permesso l'incontro con Fabio Salviato, con il quale abbiamo costituito la Fondazione Europea Cammino Futuro, di cui è l'attuale presidente, che in seguito ministrerà ed inviterà tutti ad aderire alla costruzione del centro San Cresci. Il progetto nasce 5 anni fa, in seguito alla domanda che ci eravamo posti io e mio marito Bruno Dei, entrambi imprenditori vicino all'età della pensione. Cosa faremo da grandi? La risposta arrivò dall'Università di Firenze, che proprio in quel periodo aveva messo all'asta la tenuta di San Cresci, ubicata nella zona del Mugello, Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Abbiamo partecipato con 5 nostri amici all'asta, aggiudicandoci il diritto d'acquisto di tutta la tenuta, che è composta da una villa medicea, con l'annessa trattoria e 8 case coloniche, 4 intorno alla villa e 4 nel bosco. La proprietà è composta da 657 ettari. Dalle note proprietà curative.
Ma che cosa è accaduto, mi sono chiesta. In 1000 anni, invece di migliorare il nostro stile di vita, siamo arrivati al punto che oggi una persona su tre muore di malattie tumorali causate da vari centri di inquinamento. Mi sentivo integrata nel mondo tecnocratico, ma non vedevo un futuro felice. E in questo da vivere sopravvivevo. Nel 2008 Obama era stato eletto Presidente degli Stati Uniti d'America. Parlava al mondo di ecosostenibilità, una parola nuova, il cui significato era evidente osservando la tenuta di San Cresci. Considerai questo messaggio una conferma a quanto avevo scelto di intraprendere con mio marito. Sentì che questo luogo stava fornendo alla nostra domanda una risposta vera e concreta. Oggi esiste veramente un luogo senza antenne per la telefonia mobile e tradisce per l'erogazione dell'energia elettrica, dove incredibilmente è rimasto tutto completamente naturale. Mentre si passeggia nelle strade e i viottoli, si incontrano caprioli, lepri, fagiani, scoiattoli, cavalli, mucche, pecore, asini e varie specie di uccelli. Sembra la foresta incantata della fiaba di Rosa Spina, la bella addormentata nel bosco, che aspettava un bacio di vero amore per svegliarsi in questo mondo. In quel luogo si prova l'emozione di trovare in un paradiso in cui l'uomo riesce a non avere alcun interesse per i beni materiali, riscontrando quotidianamente che la natura gli dà tutto ciò di cui ha bisogno per poter vivere coscientemente il diritto dell'abbondanza, alla salute e alla felicità. Decidiamo che non avremmo dovuto diventare un luogo per pochi eletti benestanti, ma uno spazio in cui i talenti degli esseri umani avrebbero potuto esprimersi attraverso il benfare, diventando un esempio per chi come me sente l'esigenza del diritto al ben vivere. Un diritto per il quale essere, per qualsiasi essere vivente, che acquisisce nascendo sul pianeta Terra. Nasciamo per prenderci la responsabilità della Terra quale bene comune, perché la Terra nutre tutti gli esseri viventi. Come disse Ludwig von Bach, noi siamo quello che mangiamo, e quindi, trovando una connessione con la Terra e nutrendoci in modo sano, possiamo ritrovare e ritornare al nostro naturale stato di salute. Chi parteciperà al progetto San Cresci porterà il proprio talento esprimendolo tramite il lavoro nelle attività previste nella tenuta, creando un villaggio dove si vive in comunione di intenti. Potrà abitare in un appartamento privato o quasi. Il progetto San Cresci è duplicabile e permetterà di recuperare borghi abbandonati in Italia e in Europa. È stato pensato mettendo al centro l'uomo e il suo diritto al ben vivere, una strada di speranza che passa per il recupero di un legame fisico diretto con la terra e con la natura, creando coscientemente le migliori condizioni per vivere una vita abbondante, sana e felice, in una concreta epoca di armonia e di pace. Per noi il concetto di ben vivere a San Cresci si esprime attraverso le proposte che riassumo qui di seguito. Ben vivere è nascere in casa, con il padre naturale, un progetto di Verena Schmidt, ostetrica svizzera che da 30 anni sta insegnando alle ostetriche italiane a proporre il padre naturale in casa, così da offrire ai bambini appena nati la calda accoglienza dell'ambiente domestico. Ben vivere e frequentare le scuole all'avanguardia, dove grazie alla partecipazione al progetto San Cresci della dottoressa Toniana Fagliano, verrà insegnato ai bambini il metodo innovativo giapponese QSR, il Quantum Speed Reading, che si basa sull'insegnamento sotto forma di gioco. 25 anni fa i giapponesi si sono chiesti: ma Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven, come fecero ad avere idee geniali? Dopo diversi studi, capirono che l'energia del pensiero deve essere equilibrata nei due emisferi del cervello, razionale e creativo. I bambini ai quali viene applicato questo metodo di insegnamento già a 4 anni imparano la lettura veloce e il calcolo veloce. E crescendo diventano degli studenti con eccellenti risultati, perché per loro giocare vuol dire imparare. E in età adulta sviluppano idee geniali. Il quadro della tenuta è Villa Lacquede, sede della Fondazione Europea Cammino Futuro. Per noi ben vivere vuol dire fare attività artistiche tutti i giorni e ben vivere nutrirsi in modo sano, con agricoltura chilometro zero, allevamenti chilometro zero. Per vivere e diventare anziani anche nella casa di salute, che noi adesso, scusate, no, la casa della migliore età.
perché appunto qui in Toscana si dice che è meglio un vecchio in un canto che un giovane in un campo. E questa è una cosa per noi veramente molto importante, per questo che abbiamo pensato di permettere ai ragazzi di San Cresci di poter considerare l'anziano come veramente un archivio storico di saggezza. E ho pensato anche a questa cosa, ben vivere e essere anche sepolti in modo naturale, ho il coraggio di parlare anche di morte. Ben vivere vuol dire poter scegliere di farsi inumare ricomposto in modo fetale, come appunto si fa in Germania, e non dentro queste, purtroppo, alla fine della nostra vita, non possiamo nemmeno scegliere, il diritto di scegliere come fare, ritornare appunto nella madre terra. E veniamo appunto in Germania, adesso grazie a Dio ho adottato questo metodo, si viene deposti dentro un sacco biodegradabile, scavato una buca nella madre terra, essere deposti in madre terra e sopra ricoperti di terra, e sopra piantato un albero, così da ricordare la persona che lì giace. Sono cosciente che questa in Italia ancora non c'è, purtroppo, la legge che permette questo. Però io penso che i sancresciani riusciranno veramente a portare un messaggio così forte giù al governo per far cercare il diritto di come finire il nostro tempo terreno. E anche un'altra cosa importantissima che faremo. I genitori che danno nascita a un bambino a San Cresci potranno aderire a un'iniziativa che sarà presentata al Comune di Borgo San Lorenzo e agli enti locali per chiedere un'autorizzazione. Ogni bambino che nascerà a San Cresci avrà in dono un ettaro di terra per poter costruire una tenuta di famiglia, dove vivere magnifiche sensazioni, imparando come scegliere, curare e mantenere esattamente un ettaro di terra, perché la casa e l'appezzamento su cui essa si innalza siano la realizzazione del proprio progetto di vita. Sarà il luogo più congeniale di vivere felici con i propri cari, lasciando poi in godimento ai propri discendenti questo cogliente spazio d'amore e costante ispirazione al bene comune, così da recuperare il valore del significato dell'appartenenza al luogo di nascita, di vita ed azione del luogo. Sono fiera di essere parte di questo popolo, della sua straordinaria cultura millenaria, dei suoi valori e la sua capacità di trovare soluzioni innovative, come lo è il progetto San Cresci. E San Cresci è la novità e la nostra soluzione innovativa. Restituiremo bellezza e dignità alle cose sepolte dall'oblio dell'uomo, sotto la polvere del tempo, e che Dio illumini il nostro cammino. Grazie.